diciamo che la Vergine Addolorata è la madre della nostra congregazione. We always say that Our Lady of Sorrows is the mother of our congregation. Ed è anche la madre della nostra vocazione. She is also the mother of our vocation. Perché noi diciamo così? Why do we say that? Perché nel giorno della festa della Madonna Addolorata, che si celebra anche il venerdì prima della Settimana Santa, because the feast that we celebrate in honor of Our Lady of Sorrows before the Holy Week, the Friday before the Holy Week. Nel 1909, in quell'anno, il Papa, la Santa Sede, approvò la nostra congregazione come un istituto pontificio. It is precisely on that day, in 1909, the Pope declared our congregation, approval of our congregation, as pontifical one. Per questo diciamo che lei è la madre della nostra congregazione. That's why we say that she is, Our Lady of Sorrows, is the mother of our congregation. Poi in Italia, nei primi tempi della congregazione, in Italy, the first period of our congregation, c'era un santo sacerdote oblato che si chiamava Padre Mario Viola. There was a holy confer of ours, his name was Father Mario Viola, che andava di paese in paese a cercare vocazioni per la congregazione. He used to go around in the surrounding places in search of vocations. Lui pregava molto la Madonna Addolorata. He used to pray a lot to Our Lady of Sorrows. Lui prima di partire andava davanti alla Madonna e faceva questa preghiera. Before his journey, he used to go to Our Lady of Sorrows and he used to say this prayer. Madonna mia, io viaggerò per un mese. My mother, I will be traveling for 1 month. Però voglio tornare in seminario con 50 ragazzi. I would like to come back to the seminary with 50 boys. E dopo un mese tornava nel seminario con 50 ragazzi. And after 1 month, he came to the seminary with 50 boys. C'era un grande amore tra questo nostro confratello e la Vergine Maria Addolorata. He had great love towards Our Lady of Sorrows. E lui ci diceva che la Madre Addolorata è la mamma della nostra vocazione. He used to say to us that Our Lady of Sorrows is the mother of our vocation. Per questo celebriamo una forma solenne questa festa. And that's one of the reasons why we celebrate solemnly this feast. Quindi, miei cari seminaristi, pregate molto alla Madonna Addolorata. My dear seminarians, pray a lot to Our Lady of Sorrows. Perché vi faccia capire qual è la vocazione a cui Dio vi chiama. And she will guide or help you to discern what is the right way in which God calls you. Perché vi dia il coraggio di seguire Gesù. And that he may give you courage to follow Christ. E tutti voi, miei cari amici fedeli, and you all my friends and faithful, pregate sempre la Madonna Addolorata per la nostra congregazione. Pray to Our Lady of Sorrows for our congregation. Perché possiamo essere fedeli a Gesù Cristo. So that we may be able to be faithful to Jesus. E pregate per questi nostri seminaristi. Pray also for our seminarians. Perché siano generosi nel seguire Gesù. That they may be generous in following Christ. Voi sapete che cos'è il martirio? You know what is martyrdom? Quando una persona è uccisa per ragione della fede. When a person is murdered for the reason of faith. Però c'è un martirio
che si chiama cruento, cioè quando si sparge il proprio sangue. There is martyrdom by shedding blood. E c'è il martirio incruento, cioè quando si soffre molto anche senza spargere il proprio sangue. There is another martyrdom without shedding blood. Noi possiamo dire che dopo Gesù la prima martire che non ha sparso il sangue è stata Maria. We can say that after Jesus, Our Lady was martyred even without shedding blood. E Maria iniziò molto giovane a soffrire. Mary started to suffer while she was young, very young. Vi ricordate voi quella pagina del Vangelo quando Giuseppe e Maria furono a presentare Gesù al Tempio? Do you remember the passage of the Gospel where the young couple, Joseph and Mary, they present the child Jesus in the temple? Quando si incontrarono con il vecchio Simeone e Simeone gli disse alcune parole. When they met with the old man Simeon, Simeon said to Mary these words. Vi ricordate le parole di Simeone a Maria? Do you remember those words of Simeon to Mary? Yes, e che quale qual è? What were the words of Simeon? Una spada, a sword, ti trafiggerà il cuore. Pierce your heart. Quindi questo